Mamma, che capelli. Con l'inizio del weekly vlog so che la luce è pessima. Ho passato tutto il giorno sul divano perché mi è venuto proprio un mal di gola assurdo. Mi si sono gonfiate le tonsille. Ho fatto limone, zenzero, acqua e miele. Ho fatto questo intruglio che sto bevendo più volte al giorno. Almeno mi si sfiammano un attimo perché mi ha preso proprio la gola. Adesso mi sto riscaldando per la seconda volta. Ok, ho scoperto che mi piace un sacco questo, che è il latte di soia. Però dell'equilibrio, dell'esse lunga, perché gli altri li ho provati ed erano troppo dolci e non mi piacevano. Questo qua invece è molto delicato e buono. E me lo faccio col tè matcha, che è questo qua che avevo preso al Natura Sì tempo fa, ma molto tempo fa, tipo quest'estate. E lo preferisco un sacco nell'acqua, ciao, nel latte piuttosto che nell'acqua. E mi sto guardando Shannara, che vi avevo detto che volevo guardarlo, volevo iniziare a vederlo. E mi piace davvero tanto, tanto, tanto. Non pensavo. Vabbè, niente, mi sono alla fine ho parlato con Andrea, mi sono preparata una fettina di torta. Vabbè, se vi dico l'ora, sono tipo le 6 e io sto mangiando la torta e bevendo il latte. Ma sono malata, una scusa. Comunque è bellissima la sigla di Shannara, mi piace un sacco. Infatti, mi sa che mi scaricherò la canzone. Gloria è una persona che sta mangiando il secondo piatto di pesce, riso e salsa teriyaki. Sarà stato anche più buono il salmone, ma tu ti stai scofanando il terzo piatto. Ehi là, allora. Ormai è sera, sono le 7, vero? E io e la mamma stiamo uscendo perché stiamo andando. Oh, l'ombrello non l'ho preso. Stiamo andando a fare. Allora, prendere se c'è, se è aperto, se troviamo aperto l'olio, l'oro, l'olio oro del Marocco. Che carina, mi tieni l'ombrello. L'oro del Marocco dal calcagni, perché non ho oli per capelli, facciamo ridere, vero? Io soprattutto, Perché? perché sto camminando come se stessi pestando le uova A per non proposito di cadere. uova, ho fatto la maschera per capelli con le uova. Oggi sono stata talmente impegnata perché ho fatto sto video. Poi sono andata un attimo giù da mio fratello, che poverino è malatissimo. E i miei mamma sono stati giù un attimo da lui a casa. E non ho registrato praticamente niente. Che dire di sta maschera? Sento i capelli più corposi. Però comunque, va, già ve l'ho detto nel video apposta. Noi prima siamo già tornate. Vabbè, io ho filmato già il video. Sto già che lo sto infilando ovunque. Ho filmato il video dei capelli. Vabbè, poi vedete da voi come sono super lucidi poi, eh. Comunque, io, la mamma e Angela stiamo andando con le colleghe di mamma a vedere. Tu no, tu non sei una collega di mamma, non ti chiami Angela, nemmeno Anna, mamma. Stiamo andando a vedere Single ma non Ho detto che non troppo. vengo a vedere quel film. Tanto non vieni. Stiamo andando a vedere Single ma non troppo, che io lo volevo già vedere perché il trailer mi ha fatto scompisciare. C'è Dakota Johnson, che sapete che io ho incontrato dal vivo, e mi ha anche sorriso. Oh mio Dio! E siamo in super ritardo. Questa pioggerellina del cavolo mi sta dando fastidio. E non c'è in giro nessuno. Buongiorno. Oggi sempre il latte matcha. Boh, farò qualcosa con le fragole, i panini e questo e qualcosa. Ok, alla fine ho aperto sti panini che sono tipo panini al latte. Ho messo dentro questa marmellata di lampone e cioccolato bianco con le fragole e il burro d'arachidi, che se vi capita di prendere, io l'avevo preso, non mi ricordo dove, al Carrefour mi pare, era in offerta. Questo qua praticamente dovete vedere quello che ha i pezzettini proprio di arachidi dentro ed è una bomba, cioè veramente buonissimo. Ecco qua, appena finito di fare colazione, sto un attimo asciugando per terra perché ho fatto un casino. E niente, che dire. Allora, ieri non vi ho ripreso mentre sono tornata a casa perché ero stanchissima ed era tardi. Infatti, Andrea stava già dormendo, non mi andava di svegliarlo col mio vocione notturno mentre vi spiegavo com'era andata la serata. E la serata è andata benissimo, il film è stato stupendo. Infatti, mi è piaciuto talmente tanto che sono andata di nuovo in fissa con Dakota. E come avevo detto ieri, io Dakota l'avevo conosciuta all'evento, cioè non all'evento, al festival di Venezia. E niente, ero andata in fissa quando l'avevo conosciuta, perché è sempre così, quando conosci tipo qualcuno di famoso, vai in fissa con quella persona, almeno per quanto mi riguarda, e cerco qualsiasi cosa riguardante quella persona e divento tipo una stalker. Però poi mi era passata la fissa ed è ritornata ieri sera, sto vedendo il film. A parte la storia che fa morire dal ridere in sé, queste scenette, mi è piaciuto un sacco l'editing. Sapete che io guardo sempre l'editing. È veramente bella perché parla di come poter stare bene con se stessi. Cioè, lei è sempre stata abituata a stare con
con uomini, insomma, con qualcuno al suo fianco, mai da sola, mai a cavarsela da sola, e spiega che appunto fa vedere che lei riesce a cavarsela da sola, riesce a farcela e sta bene con se stessa, quindi scopre quel lato che non aveva mai conosciuto perché stando sempre con un uomo a fianco, stando sempre con qualcuno a fianco, diciamo che non impari mai a vivere da sola con te stessa in solitudine, tra virgolette, che poi appunto non è tanto solitudine se ti conosci bene, sai cosa sei, chi sei, cosa ti piace fare, quindi. Questo è il nostro pranzo, mio e della mamma che andrà già mangiato. Ho preparato questi hamburger qui che hai preso ieri mamma, sono gli hamburger di soia alla pizzaiola. Poi ho fatto questo toast con sopra l'avocado e i semi di chia, o chia, come volete chiamarli. Cos'è che hai preso? Semi di girasole, zucca. E adesso ci mangiamo le gallette anche con questo qua che ha preso la mamma, spalma tofu. Ma l'hai già assaggiato? No, non ho detto che è buono. Ho detto oggi molto veg, vegetariano. Ehi là, siamo al Bottega e la Dolce Barbara mi ha fatto una porcatona. Oh mio Dio, ciao. Ciao. Ciaone, l'esemplare di dolce più godurioso che c'è abbiamo mai anche la visto. torta, E c'è anche la la torta. incinta, porca puttana, voglio un'altra parte Ti romperò le palle, uè. Ciao, ci ha anche messo le scaglie sotto di c'è marron glacé, amo. In tutto ciò io sto decorando anche l'agenda della scorsa settimana. Guardami così. Poi c'è questa, con i fichi, cos'è che c'è? Con i fichi! Ieri non vi ho ripreso niente perché ho lasciato la videocamera in casa. Quando mai, direte, no? Me la sono dimenticata perché stava in caricamento. Ieri siamo uscite, siamo andate a fare dei giri. Io poi dovevo pagare delle simpaticissime bollette. E quindi siamo poi andate anche al Malpensa 1, che è un centro commerciale piccolino che c'è qui. E io ho... Oh, sono andata da Calzedonia che ho visto c'era l'offerta tipo di sti calzini super colorati bellissimi. Poi siamo andati da Tezenis che ho trovato una felpa bellissima con scritto hashtag top ed era fatta per me perché sapete quante volte dico top in una frase oramai. E oggi, stamattina, mi sono preparata questi panini che in qualche modo devo finire perché sennò vanno a male. E ho fatto praticamente una metà col cioccolato bianco che l'ho praticamente fuso al microonde, facevo 30 secondi, giravo 30 secondi, giravo 30 secondi e poi si era sciolto. E l'altra metà col burro d'arachidi che avevo fatto vedere l'altra mattina. E quindi niente, io adesso farei colazione. Colazione, portami via. Hai sentito anche tu il profumo del cioccolato, vero? Vero che hai sentito il profumo del cioccolato? Del cioccolato! Che quando si accarezzano gli animali si fa, o i bambini si fanno queste voci idiote? Oh mio Dio, la mia padrona è impazzita. Sei pazza, mamma, pazza. Appena messo in caricamento il vlog, Andrea è andato a prendersi le sue cose dei fucili che gli mancavano. E io con la scusa sono rimasta tranquilla a casa a sistemarmi il vlog, le cose. Ci sono delle date importanti a marzo e mi sono messa a scriverle tutte quante. Come si fa a non aver sonno guardando un animale del genere? Che se la dorme tranquillamente. Non so che parlo di te. Ok, stavo guardando e mi sono arrivati i lip styler di Paola P. Non fate caso a questo, è lo schiumino che ho preso l'altro giorno. Finalmente c'ho uno schiumino decente, vabbè, mi sto perdendo in chiacchiere. Comunque, mi sono arrivati questi qui di Paola P, che sono i nuovi lip styler. E sono bellissimi, a parte il pack mi piace un sacco, anche l'altra volta ve li avevo fatti vedere tipo lo scorso inverno che mi avevano mandato l'altra collezione. E questi sono i colori nuovi, sono veramente belli, mi piace tantissimo questo che si chiama Fenice. Poi ci sono questi marroni bellissimi e questi due nude, anzi questo nude e questo un po' più sul marroncino, molto Kylie Jennerosi, molto belli. Siamo all'Esselunga con la mamma, Andrea è rimasta a casa. E dobbiamo andare a prendere i cartoni quelli quadrati dell'Esselunga, i box. Poi devo ritornare da Tezenis a prendere un altro paio di leggings, questi qua che ho messo, che sono bellissimi, infatti mi prendo anche l'altro paio nero. E adesso stiamo facendo le ciccione perché altrimenti questi leggings non si riempiono bene, giusto? E ci ho mangiati. Abbiamo preso i Krapfen. Stiamo aspettando che arriva il latte di soia. Mini, mini, mini.
mini crafen. Sembrano più frittelle di San Giuseppe, avete visto così. Oddio, ho preso la sabbietta e ho mangiato i capelli. Ho preso la sabbietta, ho preso il mangiare per i gatti, ho preso una cosina da mangiare adesso in macchina, ma nulla di che. So che è pomeriggio, direte Gloria, ma che schifo, ti mangi il sushi come merenda? Ebbene sì, era lì, mi guardava e mi ha chiesto di mangiarlo, così non potevo dirgli di no. Io posso salutare il mio collega di frutta e verdura che con sua moglie guardano i tuoi video e sono innamorati di te, quindi saluto. Carini, ciao. Ma, ciao, grazie. Diranno mamma mia che grosse che siete a mangiare ste robe. Comunque ieri avevo preso questi pantaloni qua da Te Zenis, infatti oggi me li sono già messi. Adesso questi qua li ho ripresi però neri e infatti hanno la fascia tipo un po' diversa, ce l'hanno con queste righettine qua. Infatti mi sa che ne prenderò tanti di questi. Mi piaccio vestita sportiva. Buonasera, buonasera. Noi abbiamo già mangiato tutti insieme. Io ho fatto alcune foto con la Canon perché mi è arrivata questa collanina bellissima con un unicorno e questa cover. Ho fatto delle foto appunto con la Reflex perché almeno vengono più carine. Mo le sto scaricando sul computer perché sta anche caricando il vlog. E niente, stasera venerdì appunto c'è Shannara e C'era una volta. Angela e mamma sono già andate a casa di mamma che stanno mettendo in registrazione. Tra 40 minuti inizia C'era una volta. Io ho fatto un po' di shopping. Queste sono le cose che ho comprato. Queste sono le cose che ho comprato oggi da Te Zenis. Sono un bordello. Ci sono due felpe. Una c'è scritto famous con l'hashtag. Nell'altra top, sempre con l'hashtag. Poi ci sono i leggings, questi che avevo su oggi. Li ho presi anche grigio scuro e neri. Poi vabbè, due canottiere che avevo già preso ieri. E poi due felpettine tipo con la zip. Questo è il mio shopping di oggi. E poi ho su la maglietta che mi ha fatto mamma di Ghost Hunter Light Entity, che sarebbe il suo gruppo di ricerca, che appunto mia mamma è Ghost Hunter nel tempo libero come sua passione. Avevamo un po' voglia di dolci, sono andata di là a preparare le fragole col cioccolato bianco. Sì, lo so, faccio proprio schifo io comunque nei miei vlog, preparo sempre ste porcherie, vero mamma? Guarda, hai visto che carine? Le ho preparate in 3 secondi. Le fate tutti. Buongiorno. Oggi sono stranita dai miei capelli perché oddio, mi sto struzzando. Perché stanno rimanendo puliti. Sono praticamente così da quando avevo fatto il video sulla maschera, che voi avete visto mercoledì, ma io l'ho girato prima. Durante la notte di solito quando dormo mi si fanno 1000 nodi e diventano tutti super secchi le punte e infatti tendono a diventare tutte un groviglio di capelli. Invece no, cioè mai avuti così, quindi sono veramente contenta. Tra un po' mio fratello mi porta dove lavora Andrea, che dobbiamo andare a vedere delle case. Non riprenderò praticamente niente, però stasera c'è il compleanno della Roberta, ci sarà la festa del suo compleanno. Il suo compleanno era settimana scorsa. Basta, mi preparo. Ehi là, mi sono truccata, mi sono vestita, ho messo questa qua di Te Zenis che ho preso ieri insieme a quell'altra top. Mi sta venendo la fissa del vestirmi sportiva. Adesso faremo... Vai, vai, fai il palleggiamento. Aspetta, aspetta. Ciao Roby. Ciao auguri Roby. Anche se la settimana scorsa. Sì, grazie. C'è veramente l'arancia. Sì, sarebbe tipo amaretto. No, aspetta, amaretto, savoiardi, cioccolato e panna e scorze d'arancia. Ho mal di gola, stiamo andando al crazy e la roba mi piglia per il culo. Io nei vlog sono sempre malata. Minchia, è vero, ti porto sfiga. Sì. Però sono malata anch'io, quindi siamo in due. Buono. Allora, abbiamo provato la crema di Sabon, è buonissima. Sa di autogrill. Che è quella di autogrill. La consiglio perché negli autogrill la troverete, ragazzi. Mettono quella, buonissima. Roby! La Roby sta male, fai sentire come non è la voce. Oh, ma non la scoli. Mi aiuti a chiamarla. La prenderemo per il culo a vita per questa cosa. Buonasera, oramai è sera ed è domenica, altrimenti non avrei detto buonasera. Stiamo uscendo perché ieri sera è stata una serata bellissima, il compleanno della Roby, mi sono divertita un sacco, siamo tornate alle 2:30
E ero praticamente, sì, ero semibrilla, no vabbè ero brilla, e non vedevo l'ora di andare a dormire. Poi vabbè, stamattina mi sono svegliata con un mal di testa assurdo e la gola che mi faceva tanto tanto male, perché ieri avevo dimenticato la sciarpa a casa. Adesso io e Andrea stiamo andando a fare la spesa all'Esselunga, perché sono 6:30 e lui ha dormito fino adesso. Io ho fatto già un video, ho girato un video che avrete già visto lunedì, e niente, sono riuscita a far tutto nonostante il mio bellissimo mal di testa. Infatti ho messo anche gli occhiali perché almeno la vista non mi peggiora. Amore, hai intenzione di dormire qua? Sì. Ma poi ti stai facendo la cultura di face off? Ma non le hai mai guardate? Vabbè, buonasera. Fate caso alla mia pancia. Niente, adesso io mi faccio la tisanina e poi mi metto a editare. Andrea sta già dormendo. Niente, noi volevamo salutarvi e chiudere questo weekly vlog, sperando che vi sia piaciuto. Noi tra un po', anzi, tra un po' il cavolo, lui adesso va a fare la nanna e io continuo a editare, ce ne vuole ancora. E dopo andrò anch'io a fare la nanna. E ci vediamo la prossima settimana con un nuovo weekly vlog, e poi il lunedì e il mercoledì con i soliti video, giusto? Ciao! Ciao patatine, ciao patatini!